È successo ieri al termine della partita di calcio tra Rignanese e Floria Gafir. Un giovane tifoso, forse un tesserato squalificato, è entrato in campo e ha prima spintonato alcuni calciatori della squadra ospite e poi ne ha colpito uno con un pugno al volto, causandogli alcune contusioni per cui sono dovuti intervenire i sanitari. Dopo il 118 sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della stazione di Reggello per gli accertamenti e le indagini. Purtroppo questo è solo uno degli episodi di violenza che si sono verificati nella nostra regione in competizioni di calcio giovanile. Il più grave fu l'aggressione un paio di anni fa ad alcuni giocatori della Rondinella, al loro allenatore e anche ad alcuni genitori dopo la partita dei provinciali juniores Fiesole-Rondinella. Un anno fa, dopo l'incontro tra Firenze Ovest e l'Albereta, il padre di uno dei giocatori aggredì l'arbitro, mentre a Novoli, dopo un incontro, l'allenatore è stato aggredito da un giocatore della squadra avversaria. Beh, io sono sinceramente sconcertato, arrabbiato e deluso. Purtroppo sono cose che non devono e non possono accadere, ed è successo a Rignano per la prima volta una situazione incomprensibile. Io sono arrivato più tardi, quando c'erano già i carabinieri. Le dinamiche precise non le conosco, ma quello che è certo è che questa cosa non può avere alibi o giustificazione a parte nostra, e prenderemo le nostre sanzioni nei confronti del ragazzo, che sarà allontanato sicuramente dalla squadra. Poi ricostruiremo con calma, perché anche l'allenatore era sconvolto da questa situazione, e parleremo con i nostri legali per capire qual è la strada per un'azione di risarcimento danni nei confronti anche della vittima dell'aggressione.